Buongiorno, terza tappa di questa Coppa Milano-Sanremo. Abbiamo lasciato Monte Carlo questa mattina molto presto perché la partenza, il CO iniziale, è a Dolceacqua, località sopra Ventimiglia, questo borgo medievale ligure. Come potete vedere alle mie spalle c'è il castello, qui la bellezza di questo ponte, qui dove ci sono poi tutte le vetture parcheggiate pronte per partire. Ah, piccolina? Sì, e poi ci sono le michette ancora più piccole. Ok, allora mi dà un paio, tre michette e tre crocette. Okay. Poi già che ci siamo, anche due pezzettini di focaccia. Così almeno siamo a posto tutto il giorno. Arriviamo a sera con tutta sta roba. Mangiamo poco, eh. Eh sì, eh. Ci teniamo leggeri. Caro Marco, so che tu ti stavi preoccupando, ma io ho pensato anche a te. Grande, cosa mi hai detto? Tu devi sapere che Dolceacqua, c'è una leggenda che narra, c'è il fantasma di Lucrezia qui nel castello. Ah, caspita. Mi sono documentato, ho studiato. Perché c'era un marchese che praticamente ha ristituito lo ius primae noctis, quindi tutti sanno che la prima notte di nozze ogni sposa del borgo doveva concedersi al marchese. Mentre questa giovane Lucrezia non ne volle sapere, quindi si ribellò, il marchese la mise in prigione, in una cella, e lei si fece morire di fame. Il giorno dopo, saputo di questa cosa, tutto il paese tentò un'insurrezione, comunque ci fu una ribellione, e il promesso sposo con un coltello riuscì a fare irruzione all'interno del castello e impose al marchese di cancellare gli ultimi notti. Era la notte del 15 di agosto e per festeggiare questo avvenimento hanno le donne del paese hanno impastato farina, zucchero e hanno creato la michetta. Oui. Perché ha detto da oggi in dialetto la michetta la diamo a chi vogliamo noi. Bene. E ha una forma particolare, poi c'è anche la versione con burro che si chiama crocetta. Quindi io ho preso delle michette e delle crocette. Grandioso. Per tutte e due. Fantastico. E già che c'ero, era una panetteria, ho preso anche due pezzettini di focaccia ligure. L'hai fatto bene. Ah, c'è un altro aneddoto enogastronomico. Qui c'è il famoso vino rossese di Dolceacqua, dove c'è una delle prime doc della Liguria. Quindi ho studiato abbastanza? Mamma mia, sei preparatissimo. Ma l'importante è la michetta, anche se oggi non è venerdì, è sabato, però vabbè, che sai che al venerdì è la michetta che viaggia. Ma non ci formalizziamo. A nastro, invece noi al sabato andiamo. Non ci formalizziamo. Vabbè, ma non distraiamoci perché sì, dopo dovremmo, ecco, anche partire per la gara. Quanti minuti mancano? E sei tu il navigatore? Due, quindi sono arrivato preciso. È sempre tutto calcolato. E ne va, prima di partire un po' di energia. Vai, vai con la michetta. Com'è? Ottima. Buona? Mamma mia. Dopo, durante il giorno ti farò assaggiare anche la crocetta, la versione col burro. Se mi comporto bene. Se comporti bene, se no le mangio tutte io. Ah, peccato. Molto interessante la partenza da qui e queste gare come sempre fanno scoprire territori, luoghi e tradizioni. E... Okay. Molto bello. Grazie mille, buon divertimento. Ciao. Cosa ci dite? Mentre lo sai, tira di più una michetta che una tabella di marcia, e quindi mi sono distratto e non ho raccontato cosa ci aspetta oggi. Non so se tu lo sai, ma ti informo che anche oggi dovrai percorrere la bellezza di 341 km a bordo della tua fantastica Giulia, 37 prove cronometrate e 3 prove di media. Quindi diciamo che anche oggi il piatto anche è ricco. Oggi il piatto è ricco, ma grazie alle focacce che ho acquistato ce la faremo senza nessuna fatica. Nel frattempo occhio, perché siamo arrivati alla partenza delle prime prove cronometrate e faremo il Langan, che è un'altra delle strade mitiche del Rally di Sanremo.
sinistra, noi andiamo a destra, ma a sinistra c'è Molini di Triora, che è, caro Marco, uno dei paesi famosi per le streghe. Bella! È famoso per le streghe perché qui si consumò, nel periodo medievale, quando c'era la caccia alle streghe, si consumò il più crudele processo alle streghe che si ricorda in Italia. Addirittura c'era la carestia, quindi sono state accusate delle donne, prima 20, poi 30, quindi sono state anche lapidate, uccise, inquisite, sono arrivati anche da Genova, Albinga i vicari degli inquisitori, insomma c'è tutta una storia dietro abbastanza crudele. Oggi, per rievocare questa, a parte che c'è il museo etnografico della stregoneria e poi c'è una manifestazione che si chiama Strigora, che si celebra ogni anno, è organizzata un po' più goliardico per, insomma, sdrammatizzare un po', ma Triora è famoso perché è il borgo delle streghe. Mi sembri molto preparato su questi aneddoti del territorio. D'altronde non dovevo guidare, e cosa faccio? Studio. Bravo, studio. Ottimo, mi sembra un'ottima iniziativa. Nel frattempo non distraiamoci perché stiamo tornando sulle prove, sulle strade più che le prove, le strade che abbiamo fatto ieri sul Colle Doggia, per effettuare una nuova serie di prove prometrate. Quindi comunque, nonostante i miei racconti, manteniamo la concentrazione perché mi sembra che siano andate bene quelle che abbiamo fatto prima. Speriamo. Bene, abbiamo finito i primi due gruppi di prove. Siamo abbastanza provati perché abbiamo già fatto 20 prove delle 40 in programma oggi, subito a raffica, e ci stiamo dirigendo verso la prima prova di media di giornata, che è la numero 5, e vedo che lo strumento è già stato programmato sul 5. Chi l'ha messo? Eh beh, il navigatore, scusa, chi vuoi che l'abbia messo? Il navigatore, certo. Mentre il navigatore era a prendere le focacce. No, le focacce, la strega, tutte le storie, stava studiando, quindi qualcuno... Qualcuno ha programmato lo strumento, l'ha messo su prova numero 5, va bene. Parere a caldo dopo questo primo gruppo di prove? Ma mi sembra che siamo stati in linea con le nostre prestazioni dei giorni scorsi e speriamo che i tempi, quando usciranno, ci diano ragione. Noi siamo sempre in linea, quindi adesso linea alla regia e andiamo a fare la prova di media. 55, eh? Mi dice lei quando sono sulla riga? Sì, ma ok. Ci sono delle biciclette sul percorso. A posto. Siamo sicuri? Sì, mi fido di lei, eh? Sì, lì. Basta. Sulla ruota, sulla riga. Siamo sulla ruota con la riga. Bene. Ok. 55? 55 partiamo, via. 30 secondi. 300 metri al bivio, vai a sinistra, verso Albinga, Andorra, e ti riallineo sul cartello. Andiamo? Benissimo! Stiamo guardando i tempi? No, sono usciti? Guardano le telefonate che sono arrivate. Guardate qua, com'è particolare questo tappo del serbatoio, nascosto. Perché mi arriva di paura. C'è il coperchietto e poi c'è il tappo. Come sta andando questa tappa? Come, in che senso? Beh, il tempo è bello. Quindi è male. Ci godiamo il tempo. 5 ciclisti. C'è un bonus. Bonus ciclisti? Adesso verifichiamo, andiamo a sfogliare le pagine del regolamento, vediamo se c'è il bonus ciclista. Vabbè, adesso andiamo giù in picchiata fino al mare, Loano, finalmente vediamo il mare di giorno. Finalmente, sì. No, stamattina era bellissima. Ah beh, la partenza da Monte Carlo, certo. Ma anche a Dolce Acqua non è stato male, eh? Era bello quel paese. Esatto. Buon viaggio! Anche tu, ciao! We'll be right back.
della Marina di Loano e c'è un sacco di folla. Hai già visto qualcuno interessato dal tuo museo viaggiante qui dietro? Di elettrodomestici? Vuoi che vende qualcosa al mercatino dell'usato? Ma facciamo uno scambio, dai, prendiamo una, andiamo via un Tripmaster e prendiamo una macchinetta del caffè per fuori. Sì, sì, adesso proviamo a vedere se qualcuno ha un espresso che avanza. Adesso vediamo. Intanto io scendo e vado a pranzo, non so tu. No, io mi fermo. Vuoi un pezzo di focaccia? Dai, voglio un pezzo di focaccia. Vado subito. Grazie. Hai arpionato la focaccia così? Sì. Senza pietà. Senza pietà. Quindi tu mangi qui, fai un picnic qui. Faccio un picnic qui. Davanti a tutta questa gente. Marina di Romano, Marco ha deciso che fa un picnic. Guardate qui, ovviamente. Sono le solite domande di rito, anni delle vetture, giustamente gli appassionati appena vedono delle vetture d'epoca l'entusiasmo sale. Devo tenere la porta, sono stato preso per un aiutante. Allora vedo che Gonfalanga è passato dall'acqua alla birra, quindi vuol dire che le cose vanno alla grande. Stiamo combattendo. Dai. Avete già pranzato? Abbiamo già pranzato, siamo in fase digestiva, incrociamo le dita. Grazie voi, noi siamo appena arrivati, andiamo a pranzo. Buon pranzo. Grazie, ciao. Dopo il controllo orario, dopo la pausa pranzo, ci aspettano quelle montagne là e vedo già delle nuvole basse e della nebbia. Di Mario Passanante. E abbiamo qui Mario Passanante, che ieri, già ieri, voci di corridoio dicono che tu sei arrivato e ti sei spaventato sulla prova di media che c'era la nebbia. C'era un muro. Infatti io simpaticamente ho detto, ma come fa uno che ha visto la nebbia, probabilmente la vede solo quando fa la doccia, secondo me. Bravo. Come fa a intendersi di nebbia? Io ho detto quello che ho visto, in quel momento ho visto che c'era un muro di nebbia, dopo 150 metri... Non c'era più, ma c'era... perché lei è un intenditore delle nebbie, bisognava chiedere a Cornegliani che arriva da Mantova, ma lui sì che... tanta gente ma nessuno ha saputo dare una risposta, ecco perché... Bisognava chiedere a Cornegliani si alza 300 giorni all'anno e c'è la nebbia. C'è la nebbia. Fermati. Se ne faccio una poco. Eccoci qua. Proprio te cercavo. Allora, caro Corrado, prima ho fermato Mario Passanante perché abbiamo aperto il dibattito tra nebbia e nuvole basse. C'era questo dibattito. Io, mentre ti stai gustando la tua focaccia, ti direi di girarti un attimo. Guarda dove dobbiamo andare. Direi che la situazione, tu che sei un intenditore di nebbia, perché l'ho detto, ho fatto la battuta a Mario e ho detto guarda, tu la vedrai solo quando fai la doccia. Invece c'è Corrado che su 300 giorni all'anno, quando si alza la mattina, c'è la nebbia. Quindi... non ti vedo per nulla preoccupato perché tu affronterai... Credo che la visibilità sia quasi normale. Normale. Invece il pilota cosa dice? Non so, stavo riflettendo che in effetti è inquietante visto da qui. Esatto, visto da qui siamo qua, il sole che stava proprio... E poi si sta avvicinando, queste nuvole si stanno avvicinando. Quindi prevedo che anche la prova di media il pomeriggio avremo delle difficoltà. Speriamo di farle, dai. Cosa abbiamo di buono? Lasagna al pesto, signore. Patate e fagiolini. Lasagna non posso, qua mi sa che posso di più. Mangio solo questo allora, via. Andiamo di tonno. Allora gliene do. Insalatina di fagiolini in accompagnamento. Quello cos'è? Caponata di melanzane. Un po' di caponata allora, grazie. Grazie. 100. Grazie. Hai avuto paura, eh? Ragazzi, mi sono dilungato un attimo anche perché ci hanno regalato uno zainettino che poi vedremo cosa c'è dentro. Buttalo dietro, scusa. Poi lo appoggio dietro. Guardiamo dopo. Guardiamo dopo. Bene. Mancano 3 minuti. Vabbè. Dai. Ce la facciamo, come sempre. Sempre pronti in ordine. Poi nel frattempo io direi, dato che il dolce non ho fatto tempo a prenderlo, tu non ti va? No, questa è la famosa crocetta, che è la versione con burro della Michele. Poi mi racconti. Poi ti racconto io com'è, tanto io l'assaggio, eh. Certo.
inutile dirti che è eccezionale, ti stai perdendo, lo so, ma non ti stai perdendo nulla, guarda, mi appesantisco, no, ma non ti stai perdendo nulla, anzi guarda, quasi quasi la regalo ai cronometristi. Ciao, dai, fai così. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Avete portato oggi? Niente. Mi sono dimenticato. Le aspettative erano altissime. Mi sono dimenticato. Ci hai promesso lo champagne ieri sera tu. Ah, hai promesso lo champagne? Sì, ostriche che champagne. Pensate. Vabbè, vabbè, cominciamo a timbrare. Mettiamo il numero, l'orario giusto, eh. Se vi sbaglio il minuto. Ma secondo te io potevo dimenticarmi di voi? Guardate cosa c'è qua. No, queste sono due crocette. Wow. Che allora, voi dovete capire, allora, presa dolce acqua questa mattina, appositamente. Sono buonissime perché l'abbiamo appena mangiata anche noi. Fantastico. Ma c'è una leggenda dietro. Tu devi capire che ciao. C'era Lucrezia, ciao, c'è una ciao. Leggenda. Ciao. Cioè, sei partito. Eh sì, abbiamo una gara da fare. Io stavo raccontando. Abbiamo una gara da fare. Una volta che ho una cosa. Abbiamo una gara da fare. La facciamo sta gara. Buongiorno, come posso aiutarti? Vedi? Siri mi aiuta. Siri mi aiuta. Ecco, siamo arrivati sulla strada che porta al passo del Melogno e come previsto siamo stati avvolti da queste nuvole basse o nebbia, perché il dibattito è ancora aperto, come avete sentito prima, tra nuvole basse e nebbia. Adesso scopriremo, la prima prova è una prova di media, sì, quella che ci aspetta, che tra l'altro c'è una circolare informativa che ha variato, anzi no, abbiamo le prove cronometrate, cosa sto dicendo, prove cronometrate. C'è una scuola informativa che c'è una variazione sul percorso che poi vedremo prima di partire e niente, adesso ci stiamo avvicinando, manca ancora una decina di chilometri, ma vediamo cosa ci aspetta. Mentre stiamo arrivando al primo gruppo di prove dopo il pranzo, troviamo commissario Aci Savona. Marshall Rally Savona. Com'è la situazione? Oggi meglio, che ieri ti ho visto in mezzo alla nebbia. Decisamente meglio. Come sta andando? Poi come va? Sì, bene, bene, noi siamo sempre primi nella nostra classifica e quindi bello, stiamo bello. Andando, continuiamo a raccontare buone come cose. Funzionano queste gare. Grazie. Caro Marco, lui è uno dei nostri fan, quindi è quello che l'ho incontrato in uno dei festeggiamenti di Gianmarino e Schön all'Aci di Milano e quindi ha detto che ha seguito tutte le nostre avventure al Monte Carlo storico. Allora, una cosa prima di partire, che ci concentriamo con calma, qui abbiamo avuto questa modifica, questa circolare informativa che volevo farti notare, abbiamo, che è arrivata, che io ho appiccicato qui, ho allegato, ho fatto un allegato, vedi qua come funziona la questione. Queste in blu sono le prove. A un certo punto è arrivata questa circolare che dice che dal simbolo 35 c'è una deviazione. L'unico dubbio che ho è che sembra uguale questo simbolo, ma non ha il nome del paese, il cartello sembra un altro, quindi non si capisce se qui al posto di girare come era previsto andremo dritto oppure dobbiamo fare questo tornante e poi ci sarà un tornante successivo. Questo non l'ho ancora capito, lo capiremo solo vivendo quando arriviamo lì, quindi avremo un momento di suspense, ma non preoccuparti, è tutto sotto controllo, ci penso io. Non ho, tu non sei pronto? Prontissimo. Ok, adesso rimetto tutto a posto, prendo il mio pulsantino per il backup e partiamo. Sì, deviazione per forza, esatto, non ci esatto. sono storie. Allora, siamo alla seconda prova di media di giornata. Io direi di aspettare un attimino perché deve passare il minuto. Qui abbiamo Alfa a confronto. 7 km 650, dopo che ne abbiamo fatto quello di 14 km. Diciamo che siamo rodati. Via. Possiamo avvicinarci? Cosa dici? Sì. Siamo pronti? Cartello Moretti ai 6 decimi di ritardo, 100 metri al cartello Piancastagna, realizza 6 decimi di anticipo, non ho più riallineamenti. Ok,
siamo arrivati al controllo orario di voltaggio, abbiamo un discreto anticipo, quindi tutti gli equipaggi sono ancora qui fermi in attesa di timbrare al CO. Quindi adesso abbiamo un problema, perché si è accesa la spia dell'alternatore e quindi dobbiamo cercare di capire qual è il problema, se il problema è l'alternatore o se il problema è magari la batteria o qualcos'altro. Quindi adesso ci siamo fermati qui, c'è l'assistenza tecnica di AC Global che sta sistemando, facendo assistenza a un altro mezzo, poi ci guarderà. Nel frattempo io devo controllare il controllo orario perché abbiamo il CO fra pochi minuti. Allora siamo ripartiti perché sta ultimando la sistemazione ovviamente della vettura, perché noi riusciamo comunque ad arrivare al controllo orario, quindi siamo messi d'accordo che arriveremo al controllo orario, dopodiché ci raggiungerà per verificare lo stato dell'alternatore. Qui giriamo a destra. Aspetta che arrivi la macchina di Angrisani, adesso è arrivata. Questa macchina pesa, cioè, tipo 30 kg in più solo di cronometri, quindi non supereresti il peso. No, com'è andata, ragazzi, con tutti questi cronometri? Ma non vi confondete con tutti questi cronometri? No, siccome lui li porta perché è un collezionista, quindi è affezionato a tutta questa strumentazione, o meglio detto che ha un museo di elettrodomestici, due giorni che lo prendo in giro. Però funziona tutto perché, insomma, bisogna dire, bravo. Dicevamo, la Coppa Milano Sanremo fa parte del campionato italiano grandi eventi di AC Sport, che un falso, magari anche un falso contatto, perché non è molto, non è piena, non è piena la spia, però io non so. Vai Marco, gira a destra, vai, ok. Allora, grazie al miracoloso intervento di AC Global abbiamo scoperto che c'era un problema, come in realtà sospettavamo all'inizio, fortunatamente, di un contatto che faceva accendere la spia. In ogni caso, siccome Marco vuole dormire sonni tranquilli, abbiamo acquistato da AC Global una batteria, perché ha un sacco di batterie di scorta, e quindi domani viaggeremo con una batteria nel baule, sperando che non serva. Sperando che non serva, certo, ovvio. E poi bisognerà cambiarla, mi auguro di nuovo. Di solito questi lavori li fa il navigatore, quindi sicuramente non servirà. Ci vediamo domani. Ciao!